Hey guys, I'm back! Benvenuti in questo nuovo video. Come potete vedere, sono da sola. Ari non c'è perché siamo in Inghilterra. Finalmente mi sto godendo le mie vacanze dopo aver finito l'esame di maturità. Grazie signore. Questo video è stato super richiesto, quindi ho deciso, facciamolo. Anche per aiutare coloro che nei prossimi anni dovranno affrontare questa nuova maturità. Perché dico nuova maturità? Come sapete, o se non sapete ve lo dico adesso, la maturità è cambiata da quest'anno. I cambiamenti più grandi riguardano la terza prova, che non esiste più, la seconda prova, che è mista, e l'orale, che anche quello è cambiato perché non c'è più la tesina, niente tesina, no, ci sono le buste magiche. Ora vi dirò i cambiamenti principali, vi dirò come mi sono trovata io, se mi è piaciuta, se non mi è piaciuta. Piaciuta, insomma, vabbè. E poi anche vi darò alcuni consigli su come prepararsi al meglio. E quindi iniziamo. Iniziamo anche dai crediti, mi stavo dimenticando che anche quelli sono cambiati, infatti vanno riconvertiti. Quindi vi metto qua la tabella e poi magari vi metterò anche altri link. E comunque i crediti non sono più quelli di una volta, perché si parte da un massimo di 40 crediti. Cosa sono i crediti? Ogni anno, a fine dell'anno, voi avete un totale di crediti che derivano dalla media dei vostri voti. Questo è cambiato, diciamo, i numeri sono cambiati, i valori sono cambiati e quindi valgono un po' di più, perché si parte appunto da un massimo di 40 crediti. Quindi questa cosa è, secondo me, non è una cosa sbagliata. Nel senso che se uno ha lavorato bene durante l'ultimo triennio, si vede e comunque è qualcosa che ti dà una marcia in più. Sono partita con un totale di 39 crediti su 40 e quindi ero già a un buon... Scusate, ok, sono in Italia, sto parlando un po' inglese adesso. Una cassa che non funziona molto bene. E questi qua sono i crediti, quindi prima di tutti gli esami voi partite con un punteggio, che sono i crediti derivanti dalle medie dei voti di tutti i tre anni. Dopo si finisce la scuola, si arriva alla prima prova, che quest'anno si è tenuta il 19 di giugno. La prima prova cos'è? È uguale per tutti perché è italiano. Ci sono tre tipologie di testo, la A, la B e la C. La A è analisi del testo e la B è sempre analisi di un articolo di giornale. Poi in ogni tipologia alla fine c'è da fare una produzione, quindi voi dovete scrivere qualcosa. Nella A è simile comunque per l'analisi del testo, nella B è un testo argomentativo. Non è più il saggio breve, perché una volta la tipologia B avevi un numero di documenti e tu devi scrivere riferendoti a quei documenti, mentre adesso non è più così. Poi c'è la tipologia C, che diciamo sono state le simulazioni e erano abbastanza diverse dal vero e proprio esame. Ma non avendo fatto la tipologia C non è che vi sappia dire così tanto. Quando dovete scegliere la tipologia, io ad esempio durante l'esame ho dato un'occhiata a tutte, ma ho soprattutto scelto in base all'argomento di cui trattavano, nel senso che non volevo parlare per 6 ore di qualcosa che ritenevo noioso, perché no. Quindi ho fatto qualcosa che mi interessava, io ho fatto la tipologia B, il numero 3, che riguardava l'eredità del Novecento, quindi era un articolo di giornale. Io ho risposto a domande di analisi, c'è una domanda riguardo al linguaggio utilizzato o anche a spiegazioni di alcuni pezzi del testo. E poi c'era la parte di produzione. Comunque vi metterò anche qua il link di com'era la prova, così potete dare un'occhiata, che è molto utile per prepararvi alle prove future. Infatti noi, avendo fatto le simulazioni, io mi sono trovata molto comoda perché vabbè, il ministero aveva organizzato queste simulazioni, i classi potevano aderire, noi abbiamo aderito a tutte e due. Mi sono trovata bene facendo le simulazioni perché avevo un'idea più o meno di cosa fare. Ho sempre scelto la tipologia B perché diciamo che sono molto più comoda a scrivere in questo modo. Analisi del testo sì, sono capace, ma non è che mi piaccia molto. Quindi ho fatto qualcosa che proprio preferivo. Guardate bene le tracce, scegliete qualcosa che vi piace, perché dovete parlarne per 6 ore, avete 6 ore a disposizione, quindi se è qualcosa che vi fa un po' schifo, cioè non ne vale proprio la pena. Poi si vede se qualcosa piace o no, secondo me. Per la prima prova sinceramente sono stata contenta. In generale le tracce non erano fantastiche, nel senso che le simulazioni erano molto molto più belle, mi erano piaciute molto.
mentre all'esame era un po' così. Però comunque mi è andata bene perché ho preso 19 punti su 20. Non è che mi sia preparata tantissimo per la prima prova, sinceramente. Il giorno prima mi sono messa a cercare un po' di informazioni su internet, sull'attualità, oppure mi sono anche un po' ripassata tutto il programma di italiano e basta. Però in generale non è che serva una preparazione assurda. Mentre ora arriviamo alla seconda prova. Che fatica, ragazzi. Io faccio il liceo scientifico, quindi matematica e fisica la seconda prova. Perché l'ho trovata difficile? Mi è andata bene comunque perché ho preso 17 punti su 20, però non è stato facile, ho veramente fatto tanti esercizi per questa prova, perché prima mi spaventava matematica e fisica, nel senso matematica me la cavo anche, fisica, sì, nel senso, sono capace, però non è che sia, non so, mi piace, ma non so. Non è facile, soprattutto dire la matematica e la fisica assieme, perché le cose in comune sono soprattutto quelle di quinta. È strutturata così, ci sono i primi due problemi, tu ne scegli uno, poi ci sono 8 quesiti e ne scegli 4. La cosa bella dei quesiti è che erano alcuni di matematica, anche solo matematica, e altri invece matematica e fisica insieme o solo fisica. Quindi non è stato così male, perché comunque nei quesiti potevi scegliere se preferivi fare solo quelli di matematica. Io comunque ne ho fatti soprattutto di matematica, tranne uno di fisica sulla relatività, perché comunque non era neanche difficile. Il livello dei problemi diciamo che era abbastanza alto, nel senso non erano impossibili, però non erano nemmeno facili, cioè erano secondo me a livello più alto rispetto alle simulazioni. Un consiglio che vi do soprattutto per matematica e fisica, perché le altre prove non posso dirvi niente, perché tipo greco e latino io no, o anche delle lingue, non so come siano. Però comunque per appunto lo scientifico vi dico, spiegate bene le cose che fate, perché comunque sono dei punti in più e secondo me vale la pena. Nel senso anche vi aiuta voi a capire il ragionamento che state facendo, se ha senso oppure no. Un'altra cosa che vi dico, fate tanti esercizi, perché è un po' così, e poi cercate di capire quali argomenti vi usciranno. Prove scritte, dai, veramente pesanti, ero morta, distrutta dopo averle fatte, cioè ho fatto il primo, quelle 19 italiano, il 20 matematica, il 20 pomeriggio, ero morta e non riuscivo neanche a dormire perché la mia testa continuava a andare. Ora passiamo all'orale. L'orale, come sapete, quest'anno non c'è più la tesina, come ho detto prima, ma ci sono le buste. Io quando l'ho saputo ho detto... Le buste? In che senso? Cos'è un gioco televisivo? Boh. Pesca la busta, viva la fortuna. Ragazzi, l'orale io avevo un'ansia, perché allo scritto devo dire che non mi ero neanche agitata così tanto, a parte per matematica e fisica, però aiuto, la sera prima dell'orale, vi dico la notte prima, non ho dormito niente praticamente, perché non so perché avevo l'ansia, perché non sapevo cosa aspettarmi, capito? Dicevo, se mi esce una busta che so, bene, bello, fantastico, ma se mi esce qualcosa che... Non so, è un po' così. Come funziona? Primi 20 minuti, vabbè, tu entri e l'ansia scompare. Diciamo che non ero più agitata quando ero lì. Primi 20 minuti, dici ciao ai professori, buongiorno. Ti fanno estrarre la busta. Praticamente i professori preparano un numero di buste tali da avere il numero di studenti più 2, quindi l'ultima persona deve scegliere tra 3. Cosa c'è dentro in queste buste? Nelle buste può esserci una citazione, oppure una foto, un disegno, un diagramma, un grafico, qualcosa del genere. Ho scelto la busta, l'ho aperta e c'era un quadro di Dalí, quindi surrealista, che si chiama La persistenza della memoria. Cosa ho fatto? Ho spiegato un po' qualcosa sul quadro, comunque del surrealismo. Non è che dovevo farlo, però comunque volevo fare un po' di... Volevo dare un contesto, ecco. E poi mi sono collegata alle varie materie.
piccolo esempio di quello che ho fatto io, italiano, mi sono collegata, ho parlato della memoria, del ricordo, del tempo, quindi ho parlato di Montale, poi ho fatto confronto con Leopardi, poi sono passata in filosofia, siccome il quadro era surrealista avrei potuto parlare di Freud, eccetera, però non ero così sicura su quell'argomento, quindi ho preferito parlare di Nietzsche, ho parlato dell'eterno ritorno del tempo, poi del superuomo, poi mi ha fatto fare un confronto la mia prof con Hegel e quindi ho parlato di Hegel. Dei professori, se non sapete, non avete idea di come fare i confronti, perché ovviamente voi da una busta dovete partire e fare i confronti con tutte le materie, collegarvi, loro vi aiutano, quindi io ce l'ho fatta da sola, alcune materie non le ho collegate, tipo matematica, cosa la collegavo, non lo so. Mi hanno fatto loro le domande per matematica, inglese, i modern novelists, James Joyce, poi ho fatto l'esempio di Evelyn, che è un testo, stream of consciousness, tempo è considerato, cioè si considera il tempo soggettivo. E poi così ho fatto il confronto con la relatività, Einstein, fisica e niente, dopo sono passata appunto a matematica e poi a scienze. Mi hanno fatto fare la correzione delle prove, dopodiché mi hanno fatto domande sulla cittadinanza. Ecco, questo è un altro elemento nuovo, domande di cittadinanza. Dovete studiarvi la parte sull'Europa e anche come funziona, diciamo, come sono gli organi italiani, quindi abbiamo il governo, c'è il Parlamento, poi c'è la magistratura e tutte quelle cose lì. Se ve li studiate bene comunque fate anche bella figura, nel senso che è qualcosa che alla fine dovete solo sapere a memoria e non è che ci sia così tanto. Dopodiché c'è stata la parte di alternanza scuola-lavoro. Io avevo fatto un PowerPoint, altra novità, perché ovviamente da quest'anno si parla anche dell'alternanza scuola-lavoro. Io ho presentato la mia esperienza di alternanza che ho fatto dal veterinario. Ho parlato un po' di quello che ho fatto, ho parlato delle cose che ho imparato, cosa hai acquisito da quell'esperienza, come sei trovato. Bisogna cercare di farlo sembrare il meno banale possibile, che è un po' un'impresa. E consigli per l'orale, perché poi era finito. Ragazzi, passa straveloce, io ero tipo, oh mio Dio, ho finito, sono libera. Durante l'anno, delle varie materie, fatevi gli schemi, piccoli schemi, che riassumono tutto alla fine degli argomenti principali, perché così quando siete alla fine, quando avete finito e dovete prepararvi per l'esame, avete già gli schemi fatti. Oppure fate come me che ne fate gli schemi, degli schemi, degli schemi, perché continuate a fare schemi, quello che faccio io. E un'altra cosa, stampatevi i programmi che vi danno i professori. Io ho guardato spesso i programmi per prepararmi, per vedere proprio quello che volevano loro, perché nei programmi alcuni li fanno anche molto dettagliati e puoi vedere, fare tipo un bel ripasso. Oppure un'altra cosa, quella che ho trovato più utile in assoluto, è prendere un argomento e provare a fare i collegamenti con tutte le materie, prenderne un altro e continuare a fare collegamenti. Quindi io mi ero preparata un sacco di fogli con tutti, con vari argomenti, tutti collegati a tutte le materie. O anche, non lo so, prendevo magari il tempo, io me l'ero già fatta tutti i collegamenti, quindi sono anche stata fortunata perché ho preso la busta col tempo e la memoria e io mi ero fatta i collegamenti a casa prima e quindi sapevo già come muovermi. Vi aiuta anche a ripassare, vi aiuta a studiare e niente, fatevi tanti di quelli. Il punteggio con cui sono uscita è stato 98 su 100, sono molto felice. E praticamente credo che all'orale mi abbiano dato 20 e poi mi hanno dato anche questi punti bonus. I professori possono dare fino a 5 punti bonus. Comunque ragazzi, la maturità non è impossibile. Ho studiato tanto, stavo schizzando, stavo scleando veramente. Poi quando è finita dice, è impossibile. Però prima sappiate che è normale essere un po' agitati, anche perché è comunque un esame, dopo 5 anni dovete fare un esame. E niente, questo era il video, spero vi sia piaciuto. Se è così mettete un bel like. Se avete domande qua sotto risponderò al più possibile. E niente, un grande bacio e ci vediamo al prossimo video. Muah!